Danke, per seguire con noi. Amico Marco Zani, Willem Siesa, che ha notizie internazionali. Nazioni Unite non partecipa, come tanto poco sostiene, l'elezione presidenziale 20 di mai prossimo in Venezuela. Assim, il presidente del Comitato di Relazione Exterior dell'Assemblea Generale di Venezuela, Luis Florido, ha dato di conoscere. A pesar di hecho con Venezuela, su governo e corte ha instituito un di dos parlamento con controllador di Partito Socialista Chavista, questa è l'Assemblea Constituyente, il Parlamento originale di paese, che è l'Assemblea Generale, controllata per l'opposizione, che per certo va a essere severamente debilitata di suo poder, non esiste ancora, e ta pone che tu vai na, ta oppone che tu vai na elezione presidenziale dell'Antaco e no Ayama. L'Assemblea Generale di Venezuela è un controllato per l'opposizione, ha mandato una carta per la Nazione Unita via di presidente di sua Commissione per l'Azione Exterior, Luis Florido, e urge la Nazione Unita per non tampoco sostenere, ni tampoco riconoscere e sicuro partecipare come osservatore dell'elezione presidenziale con la volta di schedule per 20 di mai. Per motivo che l'elezione è stata chiamata per mezzo di un processo completamente inconstitucionale, illegale pues, e anche corrupto, secondo l'Assemblea Nazionale di Venezuela. Además, di hecho che condiziona il paese non offre possibilità per tenere elezione democratica tampoco. Il pueblo venezolano che vota, però assine qui, se no, secondo il presidente della Commissione di Relazione Exterior dell'Assemblea Generale di Venezuela, Luis Florido. E secondo Florido, la Nazione Unita ha reaccionato indicando che non lo non partecipa dell'elezione come osservatore. Non ha confermato se anche la Nazione Unita, che normalmente ha emitito per lo meno un comunicato ufficiale riba e saki. Però lo che non può rapportare è che la Nazione Unita e la Commissione per i diritti umani non sostiene l'elezione in Venezuela per motivo che la condizione attuale del paese sia impossibile per avere un'elezione libera e democratica. Así, el alto comisario de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha declarado durante su relato anual en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ayer. Aparte de eso, el alto comisario ha pedido consejo para una investigación de un posible o probable caso de ejecución arbitraria y demás violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tende. Mr. President, the human rights situation in Venezuela is deeply alarming. Malnutrition has increased dramatically throughout the country, affecting in particular children and the elderly. And credible reports indicate that government assistance programs are often conditioned on political considerations. I'm also deeply alarmed by the possibility that crimes against humanity have been committed and by the erosion of democratic institutions. The fundamental principle of separation of powers has been severely compromised. My office has also received credible reports of hundreds of extrajudicial killings in recent years, both during protests and security operations. I am seriously concerned that this context does not in any way fulfill minimal conditions for free and credible elections. I am deeply disturbed by the growing exodus of Venezuelans from their country, many of them in search of access to food and basic services. Once again, I encourage the Council to consider mandating a commission of inquiry to investigate human rights violations in Venezuela. Nel suo turno è embajador di Spagna per le Nazioni Unite, presente durante la sessione del Consiglio di Diritti Umani delle Nazioni Unite, a sostenere la ponenza di alto commissario per lo che tratta Venezuela. L'embajador di Spagna per le Nazioni Unite ha espressato che l'unica maniera per risolvere la crisi in Venezuela è di tenere un'elezione veramente libera, trasparente e democratica. E non mi sarà accettato nada con nota esaki. España sigue con gran preocupación el deterioro de la situación de los derechos humanos en varias partes del mundo. Entre ellas, tal y como señaló ayer en su intervención, Siria y Myanmar merecen la atención urgente de la comunidad internacional. También se refirió en su intervención a la situación en Venezuela. El gobierno español siempre ha abogado por una solución pacífica, democrática y negociada entre venezolanos en el marco de su ordenamiento legal, solución que pasa hoy por la organización de elecciones transparentes, creíbles y legítimas, con participación de todas las fuerzas políticas y con garantías conforme a lo previsto en el ordenamiento interno venezolano. De otro lado, España también ha aparecido en el relato del alto comisario para derechos humanos,
como un país que ha violado derechos humanos durante años atrás de Lomba. El alto comisario de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha criticado a España por lo que está, describiendo como represión violenta y maltrato y también detención, que constituye posiblemente violación de derechos humanos de ciudadanos en español catalán durante el referéndum de independencia de la región de Cataluña año pasado. De hecho, el alto comisario Tobias Sinaleu narra la tensión y liberalidad que extremo derechismo y neofascismo crece de manera alarmante en Europa. TQAWE, una tercera parte del parlamento non europeo, si di paese non europeo, está ocupado de partido non que está extremista, anti-immigrante, en algún caso anti-islam también. El alto comisario para derechos humanos de Naciones Unidas en su relato anual ayer en Ginebra. Mr. President, over 2/3 of the national parliaments in European Union countries now include political parties with extreme positions against migrants and in some cases Muslims and other minority communities. This discourse, based on racism, xenophobia, and incitement to hatred, has now expanded so significantly that in several countries it is dominating the political landscape, as we saw during the election campaign in Italy in recent weeks. Un ampli esacita Austria. Camino del partito di extremo derecha anti-immigrante anti-islam, un partito fundato, por cierto, por ex-miembro nazi, adrenta gobierno. Y ahora está implementando un manejo que será vigilancia extremo del pueblo, espionaje interno, riba internet, clausura de negocios, organizaciones sociales, instituciones, manera escuela y mosquera, andando cerrando, tur organizaciones que están vinculadas de una manera u otra con inmigrantes, con islam. Varios aspectos de manera que está atendiendo está alarmante por el punto de vista de derechos humanos en Austria, según el alto comisario. In Austria, the new government, which includes an openly anti-migrant party, has announced it will embark on stringent surveillance, financial restrictions, or closure of associations, Muslim schools, and places of worship, broad criminalization of irregular migrants with the stated intention to automatically expel them, and the adoption of extremely restrictive language on integration and citizenship. El alto comisario está batiendo crítica para la Unión Europea mes como institución para lo que está su política y manejo de crisis de inmigración de África y Medio Oriente para Europa. Deportación que está igual na condena de muerto está una violación de derechos humanos y está tomando lugar en Europa. On migration policy, I am deeply concerned about the current overriding focus of EU states on preventing migrants from reaching Europe and rushing to deport many who do. The EU and its members need to review the approach they are taking in the Mediterranean to ensure that they are not indirectly supporting the return of migrants to Libya, where they face a real risk of torture, sexual offence, and other serious violations. I also call on the EU to adopt a human rights due diligence approach to their support to any Libyan authorities. Not Europa so como región y of país na kuta gran defensor na de derechos humanos na mundo a recibir crítica de alto comisario de Naciones Unidas. También merca ta den el grupo kuta violando derechos humanos. El alto comisario de derechos humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha la atención riba detención violenta de menor na de edad na frontera americano-mexicano. Encarcelación de condiciones inhumanas de inmigrantes na tanto adulto como mucha, aumento considerable de detención y deportación injusto de inmigrantes, ante lo cual está observando en América. Y además, el alto comisario ha expresado preocupación por diferentes planes que el gobierno de Donald Trump en América tiene actualmente, entre otros, por lo que está medida que lo afecta al servicio social considerablemente. Y considerando la realidad que tiene pobreza extrema, hambre que existe en América, y aquí está particularmente de preocupación, según el alto comisario para Derechos Humanos de Naciones Unidas. In the United States, I'm shocked by reports that migrants intercepted at the southern borders, including children,
are detained in abusive conditions, such as freezing temperatures, and that some young children are being detained separately from their families. Detentions and deportations of long-standing and law-abiding migrants have sharply increased, tearing families apart and creating enormous hardship. I deplore the continuing uncertainty about beneficiaries of the DACA program. I'm also concerned about the U.S. Decision to revoke the planned closure of the detention center at Guantanamo Bay. Indefinite incarceration of in this facility without trial and infrequently inhumane conditions constitutes a breach of international law. I'm also concerned about proposals that could drastically reduce social protections, particularly in the light of the concerns expressed by the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights following his visit to the U.S. in December. Deve essere aggregato e paese più alto riba e listo con massa pone attenzione durante il relato da Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Libia, Myanmar, con su persecuzione di Rohingya anche Filippine, con su guerra contro di droga. Però, anche abbiamo in critica forte contro di paesi asiatici, Russia, Iran, Turchia, Israel, Pakistan, Afghanistan, India, Bahrain, Nord Corea, Cambogia, Cina, Thailandia, Maldivas, Sri Lanka, Fiji, Indonesia, anche Papua Nuova Guinea, in Africa, Burundi, Sur Sudan, Repubblica Centroafricana, Mali, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Kenya, Tanzania, Guinea Equatoriale, Etiopia, Zimbabwe e Eritrea, Tur, anche in critica per la violazione dei diritti umani. Lo más di Europa mes, specificamente a riferire a Polonia, Ungheria, Chechnya e anche Ucrania, e anche in Latino America, Brasil, con la sua recente militarizzazione di Rio de Janeiro, che è fortemente criticata, Mexico con la sua guerra contro il cartel Anhopi e atrocità commette, Honduras, Colombia, ambos paesi in cammino di intimidazione e attacchi contro il difensore dei diritti umani. Perù, Uruguay, El Salvador, Guatemala anche a queda a criticare, e l'unico paese in Caribe con a queda riferina GEPA violazione dei diritti umani tabata a Haiti. Seguendo con massa informazione, Reino Holandés come paese ha tomato over e presidenza di un poderoso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Embajador di Reino Holandés nella Nazione Unite, Karel van Oostrom, ha dato una rede di prensa di sua qualità come presidente di un Consiglio di Sicurezza, condenando la violenza eccessiva e il matamento che ha tomato luogo il 25 di febbraio ultimo a Congo, durante un protesto nazionale contro il presidente e sua decisione per estendere il suo proprio termine presidenziale. Secondo il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio di Sicurezza sta seguendo, abbiamo un'elezione presidenziale il più pronto possibile. Fuori di promedio, il Marte Reino Holandese, che attualmente mantiene un membresia di un anno del Consiglio di Sicurezza, ha assunto la presidenza di un organo poderosissimo qui, per la luna di Marte. La presidenza da cambia tur luna secondo ordine alfabetico, entre i 5 membri di organo. Dia Internazionale di Gente Mue ha che da marcare una manifestazione pro igualdà di genere, pago igual e paro la violenza contro di Gente Mue. In Spagna, miles e miles di Gente Mue sono ubicati exigendo rispetto e un fin alla discriminazione contro di Gente Mue. Grazie all'evidente, non si informa in internazionale, un pausa breve e giusto back.